Eccoci qua. Salve Ciao ciao! a tutti. Oggi Oggi faremo una puntata con una scatola di Blandberg, diciamo, dove dentro abbiamo un po' di Blandberg. Non ne sono tantissime, però come inizio può andare, poi magari più in là, quando ne prenderemo altre, ne faremo altre. Allora, in questa puntata voglio aprire questa. Perché la mia, diciamo, il mio intento è trovare pumpkin, se le trovo. E poi questa, che in pratica fino adesso non le ho mai aperte. Poi nella prossima apriremo queste due. Allora, prossima puntata. bene, procediamo. Io direi prima di aprire questa e poi questa qua che devo recensirla, dato che non l'avevo mai aperta. Siamo da questa, allora questi sono classici pan a spezie, prodotti della Vitamix, dai 0-3 anni e costano 2,99 euro, no, c'è il tag. Il tag, Esatto. quello lo inserisci quando nel video il tag. Allora, qui Che c'è dentro il troviamo tag? quello, l'apertura facilitata, si chiama tag in americano. Qui c'è la solita, il solito librettino che abbiamo già visto nelle altre puntate. Vediamo. È pelosina. Vediamo. No. No. Trovato Barry, Chi è? che avevo già. Il mio intento è trovare lei, che non trovo. Barry è, vediamo, il cucciolo di Biancaneve. Eccolo qua. Mi pare che avevo già però scambiato. Quindi in teoria ce l'ho di nuovo. Andiamo a vedere la descrizione di questa razza pelosa. Specchio, Ed è floccata, non è cristal. specchio delle mie brame, chi è il più brutto del reame? No, scusate, chi è la più dolce del reame? È pallina di sicuro, è Berry di sicuro. Nessun animale è così gentile e dolce come questa bestiaccia. La sua coda è brutta e pelosa, come un Da. fiocco d'avena. Sì, lo si Ah, mangia. va bene. Rifacciamo. Specchio, specchio delle mie brame, chi è il più bello del reame? Tu. Specchio, specchio delle mie brame, chi è Ancora. la più dolce del reame? È Berry di sicuro. Nessun animale è così gentile e dolce come questa coniglietta. La sua coda è bianca e morbida come un fiocco di neve. Bene, ovviamente piacerà a lei perché è morbida. Chi? Sì, però mi piace di più pumpkin. Pumpkin. Pumping? Pumpkin, questa. Pumping? Pumpkin. Pumpking. Dov'è? Eccolo qua. Sarebbe il cucciolo di Cenerentola. Io ho la bambola di Cenerentola, mi piacerebbe appunto trovarlo per accoppiarlo a lei. Poi se volete, vi faccio vedere la mia collezione, diciamo, si può dire. Di bambole mi manca. Allora, della Regal Academy le ho finite, diciamo, o Rose e Astoria. L'unica che mi manca è Joy, se magari poi riuscirò a Okay. trovarla e Se c'hai a sconto. storia non ti può mancare Joy, ti manca la geografia. Scusami, non Joy, la geografia ti manca. Che te sei proprio in imbranata, che 10 km più in fuori ti sei già persa. Vabbè, Grazie per questa tua pillola di saggezza. allora sono. Quindi mi mancherebbe Joy, però ho anche Elsa e Anna e poi ho Cenerentola, quindi se volete vederle basta dirlo. Principesse Disney, ragazzi, non le faccio tutte perché costerebbe un patrimonio come le Lolli. Allora, visto che la mia principessa preferita è Cenerentola, ha preso lei. Allora, Come vedete, questa è la bustina appunto dei My Little Pony. ML
Non so se è una riedizione, ma penso di sì, perché queste qua le ho già viste l'anno scorso, credo. Sono i Cutie Mark Magic, vedete? Io penso che queste qua siano una riedizione. Allora, a me la mia preferita è Rainbow Dash, infatti io ho tutte le Rainbow Dash di tutte le edizioni. Rainbow Axe. Di tutte le edizioni dei My Little Pony, tutte, È quindi anche malata. lì se volete ve le faccio vedere. Cioè, è malata di cavalli, ma non si dà mai all'ippica. Io questo non me lo spiego Sono comunque. pony, non cavallo. Vabbè, quello è quello. A Intanto puoi me sempre piace andarci. solo Rainbow Dash, quindi. E quindi così, questa è la bustina, sono 24 Cavalli. da collezione. Che collezione, ma fagli fare una corsa su questi cavalli che si Sono sgranchiscono. della Hasbro, Hasbro. sono marchiati c'è, sono C'è, non c'è, c'è, cos'è c'è? c'è, C'è, sì, che prende eccola. un treno che va a Pallina Città, sì. Allora, questa è l'importazione, quindi sono importate dalla JD Semicola, appunto dai 0-3 anni sono sconsegnate. Ma quali 0-3 anni questi de devono imparare a correre già loro con quelle sconsigliate? All'interno c'è un pony e una carta collezione. Io so che con i codici possiamo trovare già quello che ci piace. Il codice mi sembra che si trovi qui da qualche parte, queste parti qua. Comunque, se magari andate su internet e cercate codici My Little Pony, ve li dà e in base al codice che del pony che volete, lo leggete qui sotto e lo prendete. Io appunto ho preso una Rainbow Dash così. Allora andiamo ad aprirla, non ha il tag Cioè, quindi sei già vediamo il che era in codice. boaz. No, non lo so, l'ho presa a casa, non l'ho presa col codice. Non so in realtà cosa ho preso. Cosa sta facendo qui? Scusate, ma ogni tanto devo dare un occhio. Abbiamo trovato Pinkie Pie! Eccola qua! Oh sì, oddio, buona quella della pasticceria. Eccola qua! Oh, Le madonna. card, come vedete, sono cambiate, non sono più con il pony in mezzo alla descrizione, ma sono fatte così. E qui ci dice tutta la storia. Che adesso vi andrò io a leggere. Sì, Ecco legge qua. tutto sto coso. Vedete questo razza di cavallo che non riesce neanche a fare un passo. Sì, va bene. Ah, vedete che c'è questa specie di Allora, adesso capelli rosa indietro. qui possiamo trovare anche cartoncino che non ci fa vedere in realtà cosa abbiamo trovato, ma noi con i codici possiamo cercarle. Allora, il codice di lei non ricordo, non riesco neanche a leggerlo qua. Comunque andate a vederlo su internet, che se me la volete potete appunto trovarla. Questa è lei, non ha difetti di colorazione. So Cutie Mark sono dei palloncini. E niente, la classica, scusate, la classica Pinkie Pie, come nelle altre edizioni. Va bene, allora vi leggo questa insomma storiella. Bene, allora, va bene, sì. Allora, benvenuta nel mondo MLP, un luogo che regala la magia dell'amicizia. Incontra la principessa Twilight Sparkle, Sparkle. Pinkie Pie, Rainbow Ash, Sì, Ash, quello dei Pokémon. esatto. Fluttershy. Ma che footage! Ragazzi. Scusatelo, Scusa, è Fluttershy. Rarity e Ah, ho detto bene, almeno Rarity. Rarity Applejack. Applejack. Vabbè. Sono amiche speciali, ma quali speciali che non sanno neanche camminare, che stanno sempre insieme, per forza sì, in vetrina stanno sempre insieme, c'hai ragione. Unisciti a loro per vivere insieme delle straordinarie e noiosissime avventure, cioè stare sempre in vetrina. Esplora Ponyville, perché c'è anche la città dei pony, dove si trova, negli Certo. Stati Uniti si trova, va bene.
La città reale, perché pensavo fosse, dice, però è finta, la città non è reale. Di Canterlot, è una città finta, ovviamente non Sì, ma reale. stai mettendo praticamente 10 Ma minuti. chi se ne frega? È l'intera pianeta di Saturno. È l'intera pianeta, mica l'intero pianeta. L'intero pianeta di Equestria, dove certamente incontrerai ancora più amici cavalli a dondolo. C'è Sweetie Swirl, che ama vestirsi alla moda, e Lucky Luke, e Lucky Swirl, che pensa sempre a giocare. Pallina, questa sei tu. Ogni pony ha la sua attività speciale. Sì, di stare in vetrina. Quale attività speciale? Sì, mi faccio pasticcere, vabbè. Sherry Spice adora preparare dolci con il forno mentre bruciano e vanno a male. Flower Wish ama piantare e vedere crescere i fiori in giardino. È tempo di festeggiare con la magia del Cutie Mark. Chiudi Mark, non chiudi Mark. Ciò che rende ogni pony non speciale. Il Cutie Mark è un simbolo presente sul fianco di ogni pona. Di ogni pony e rappresenta qualcosa di schifoso. Di ogni pona. Di ogni pony, Pona. ciascun pony è unico. Ma dove è unico? Che sono tutte schifezze. Colleziona di tutti. Sì, buonanotte. I soldi li finisco così. Bene, spero che vi siate divertiti. Lei sicuramente si è divertita. Ok, oggi abbiamo trovato appunto Barry E quella porcheria qua di capelli e rosa, Pinky Pie. Pinkie Pie, e appunto con Barry arriva anche la spazzolina. Va bene. Bene, ci vediamo Al alla prossima, prossimo sempre sul video. canale MLP. Sì. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao!